Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo degli insuccessi della chirurgia vertebrale e lo faremo insieme al dottor Francesco Lucchetti, che è in collegamento dalla Medical Group di Castellanza in provincia di Varese. Buonasera dottor Lucchetti e bentrovato. Buonasera a lei. Dottore, quindi oggi noi parleremo degli insuccessi della chirurgia vertebrale. Quindi mi chiedo, perché un intervento alla colonna vertebrale può andar male? E come tutte le cose umane, anche un intervento alla colonna vertebrale può non soddisfare le aspettative sia del chirurgo che del paziente. Tanto è vero che è stata addirittura coniata un'entità clinica, un'entità nosologica, che in inglese viene chiamata la Failed Back Surgery Syndrome, cioè la sindrome da fallimento della chirurgia vertebrale, che consiste proprio in quella sindrome clinica in cui un intervento o più interventi alla colonna vertebrale non hanno, diciamo, ottenuto i risultati attesi dal chirurgo o dal paziente. Per cui il paziente, dopo l'intervento, continua a lamentare un dolore che può essere uguale al preoperatorio, può essere meno intenso, ma comunque, diciamo, consistente, o può essere addirittura peggiore che non prima dell'intervento. Le cause di questa situazione possono essere molteplici. Ad esempio, ci può essere stato dall'inizio un errore di indicazione. Mettiamo che il paziente avesse una causa diversa da quella che noi pensavamo di dolore, noi andiamo a operarlo alla colonna, andiamo a togliere un'ernia del disco, ma non era quella la causa del suo dolore, per cui lui continua ad avere dolore anche nel post-operatorio. Oppure noi abbiamo fatto una decompressione insufficiente, per cui abbiamo allargato sì il canale, ma non abbastanza da dare un sollievo completo dei sintomi. Oppure la colonna era instabile e andava stabilizzata, e noi ci siamo limitati a fare una decompressione senza stabilizzazione. Queste sono delle possibili cause di insuccesso, che sono delle cause, diciamo, preoperatorie, delle errori o delle errori di indicazione o delle lacune nello svolgimento tecnico, nell'esecuzione tecnica dell'intervento chirurgico. Quindi, dottor Lucchetti, praticamente può succedere che il paziente continui a stare male nonostante l'intervento sia stato eseguito in maniera corretta? Può succedere anche questo, può succedere che nonostante l'indicazione fosse corretta, nonostante l'intervento sia stato eseguito in maniera corretta, il paziente continui a stare male. Qui dobbiamo interrogarci sui motivi di questo insuccesso. I motivi possono risiedere o in complicanze post-operatorie, cioè degli eventi che sì, potevano essere prevedibili ma difficili da prevenire, oppure delle vere e proprie complicanze imprevedibili, cioè dei fenomeni che subentrano dopo l'intervento e che determinano questo problema. E le cause più frequenti di insuccesso possono essere o la sofferenza delle radici nervose, pensiamo ad esempio alla chirurgia lombare, quando si fanno degli interventi chirurgici sulla colonna lombare vengono manipolate le radici nervose. Se io devo togliere ad esempio un'ernia discale, devo retrarre la radice, andare a cercare l'ernia, andare a toglierla. Queste manovre di retrazione sono ancora maggiori se io devo ad esempio togliere il disco e mettere una gabbia e stabilizzare la colonna. Queste manovre di retrazione sulla radice nervosa possono danneggiare la radice stessa e quindi creare un danno neurologico che si può manifestare poi nel post-operatorio o come un difetto neurologico, ad esempio di forza o di sensibilità, o come addirittura un aumento del dolore preoperatorio. Un'altra causa frequente di dolore post-operatorio è la fibrosi. Qualunque intervento chirurgico, qualunque manovra invasiva noi facciamo, si crea poi un tessuto cicatriziale che va a sostituire il tessuto adiposo che normalmente circonda le radici nervose, ma le caratteristiche meccaniche di questo tessuto sono diverse. Mentre il tessuto adiposo è
consente lo scorrimento delle radici, è quasi un lubrificante naturale, il tessuto fibroso è rigido e quindi spesso fissa le radici, ne impedisce il regolare spostamento e impedisce anche a volte il nutrimento, il trofismo delle radici, quindi può essere una causa di dolore persistente o cronico. Un'altra fonte di dolore possono essere i muscoli, c'è la cosiddetta sindrome miofasciale che deriva da un maltrattamento dei muscoli durante le manovre chirurgiche, soprattutto quando facciamo interventi di stabilizzazione, i muscoli vengono disinseriti, divaricati, tagliati, ricuciti, poi l'integrità anatomica non sempre corrisponde a una ripresa, diciamo, funzionale. Cosa si può fare quindi, dottor Lucchetti, per curarli questi pazienti? Per curare questi pazienti bisogna innanzitutto capire quali sono le cause della persistenza o dell'insorgenza di nuovo dolore. Quindi, se c'è una causa, un errore di indicazione chirurgica o un errore nell'indicazione dello svolgimento nell'esecuzione dell'intervento, noi possiamo rimediare, ad esempio, con un reintervento. Se un paziente andava stabilizzato e noi non l'abbiamo fatto, possiamo sempre farlo in un secondo momento. Se l'ernia ha recidivato, si è riformata, possiamo rioperarlo e toglierlo. Ma in alcuni casi l'intervento chirurgico non è indicato, o addirittura può essere controproducente. Pensiamo ad esempio alla fibrosi cicatriziale. Se noi andiamo a rioperare un paziente con una sindrome, di questo tipo, rischiamo di danneggiare il tessuto nervoso e poi il tessuto cicatriziale che noi rimuoviamo inevitabilmente si riforma. Oppure pensiamo alla sindrome miofasciale, da maltrattamento dei muscoli o alla sofferenza radicolare da maltrattamento, anche qui da manipolazione operatoria o altre manipolazioni ulteriori possono peggiorare il danno. E allora qui ci sono delle procedure diverse, delle procedure algologiche che possono andare ad esempio dalla lisi percutanea delle aderenze, la cosiddetta periduralisi che si fa per via percutanea con un cateterino epidurale che viene posizionato nello spazio epidurale e consente attraverso un ago, quindi senza aprire il paziente, di andare a lisare le aderenze cicatriziali. Oppure si può ricorrere alla neuromodulazione, cioè trattare, siccome il meccanismo del dolore è un meccanismo di sensibilizzazione prima periferica e poi centrale, possiamo andare a cercare di interferire con questi meccanismi, stimolando ad esempio con un campo elettromagnetico i gangli delle radici dorsali, quindi stimolando le radici e direttamente i gangli, quindi sempre con il catetere che si usa per fare la periduralisi, si può fare il trattamento la radiofrequenza pulsata che inverte questo meccanismo di sensibilizzazione centrale, o nei casi più avanzati si va addirittura a stimolare il midollo spinale, i cordoni posteriori del midollo, mettendo un elettrodo epidurale e andando a impiantare poi un neurostimolatore che produce delle parestesie, dei formicolii che il paziente avverte nel territorio dove abitualmente ha il dolore, che mascherano, coprono e riducono, annullano questo dolore neuropatico che spesso tormenta il paziente. Quindi, dottore, possiamo dire che si possono risolvere, l'importante è rivolgersi ad un professionista specializzato? Questo sicuramente del paziente bisogna prendersi cura, per cui spesso l'approccio del paziente complesso con dolore cronico, eccetera, è multimodale. Quindi c'è il medico, c'è il chirurgo, c'è il terapista del dolore o l'algologo, come meglio sarebbe definirlo, e sicuramente anche il professionista della riabilitazione, il fisiatra, fisioterapista, soprattutto nelle sindromi miofasciali, sono di importanza cruciale perché non basta operare il paziente, bisogna poi seguirlo e riabilitarlo, prendersene cura, diciamo, a tutto tondo, ecco. Prendersene cura. Dottor Lucchetti, io la ringrazio moltissimo per il tempo che lei dedica alla divulgazione scientifica e per queste preziose informazioni che lei ha dato a tutti, soprattutto ai pazienti che magari avevano proprio bisogno di sapere. Grazie, dottore. Grazie a voi. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.